Che diamo il benvenuto all'ospite ufficiale, perché prima ce n'è stato uno non ufficiale di oggi, all'ospite ufficiale di oggi che è il nostro Davide Stravagante Bravetti. Buonasera. Come Buonasera. va? Come stai intanto? Com'è? Scusa il ritardo, ecco, mettiamola così, ma... Sei un po' alto di volume, Stravagante. Puoi abbassarti un po'? Non è vero, ti sta trollando, sei un po' basso. Se puoi alzarti sarebbe fantastico. Non sono molto pratico, provo. Intanto io ti ho alzato anche da qua, vediamo se funziona. Che bello comunque la mamma di Sheshwa. A Pasqua andiamo in Francia per la prima LAN di Sheshwa e vi dirò le differenze. Ricordiamo che Sheshwa è Madò! in terza E divisione fanno la LAN! francese. Porco! Sono geloso, mo. Sono molto geloso, mo. Ragazzi, purtroppo non so come alzarmi. Vabbè, no, così, se non Facciamo va così, così va bene. avvicinati il microfono alla bocca, ora è un attimo qui. meglio? Sì, molto Sì, meglio. sì. Very good. Molto meglio. Allora, abbiamo detto, non abbiamo detto in realtà, top laner degli Axolotl Academy, quindi ha giocato in BTL, ha giocato perché purtroppo gli Axolotl Academy questa settimana sono usciti, se ne... ho guardato bene, Sì, è giusto, è giusto, è giusto. loro sono i caster ufficiali, quindi mi fido sicuramente di loro. Allora, intanto, com'è andato questo split secondo te? Che impressione hai avuto di questo split di BTL? Allora, dal mio punto di vista è stato sicuramente uno split molto faticoso, perché diciamo che il meta è cambiato in un modo un po' particolare, soprattutto in top lane e con l'entrata dei grabs, insomma. E non ho potuto giocare i miei pick migliori, ecco. E questo un po' mi ha messo a dura Grazie per prova, averci ecco. seguito. Però sì, è stato sicuramente uno split bello. Pieno di emozioni, con la squadra un po' siamo creati situazioni particolari, ecco. Del tipo? In che senso? Allora, è stato un po' complicato dal punto di vista di allenamenti e cose del genere, perché l'organizzazione non era di altissimo livello, diciamo. E quindi c'è un Tu dici registro l'organizzazione l'org Axolotl o down. No, no, l'organizzazione l'organizzazione. intendi la, cioè Un come? flame ad Axolotl, palese. No, 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 no. no, sta dicendo l'organizzazione, cioè non si sono organizzati bene, questo senso. Esatto, sì, Ok, esatto. perfetto, ok. Perché non ci troviamo spesso con gli orari, e Ok. cose del genere. E poi ci sono stati molti change nel roster, quindi insomma un po' scombussolati. A un certo punto è arrivato Nono Wolf un po' dopo, che è stato qua ospite appunto qualche settimana fa, ma il suo ingresso ha cambiato in qualche modo in meglio, secondo, cioè, o meglio, come ha cambiato il suo ingresso, il suo arrivo, il team? Perché comunque poi siete arrivati a fare playoff, voglio dire. Ah, diciamo che Wolf ci ha abbastanza uniti come squadra, perché prima eravamo molto più individuali, ecco. E è stato abbastanza un punto di riferimento, però è anche vero che ci sono stati un po' di appiccicamenti, possiamo dirlo? Vi siete scannati un po'. Un po' sì, un po' sì, diciamo. Ok. Ma un po' tutti, non è solo Wolf. Vabbè, ma è giusto, all'interno di una squadra comunque escono fuori anche queste cose. È anche il bello dello stare insieme, Esatto. prendersi a capocciate per dire hai sbagliato tu, no, ho sbagliato io. Vabbè, comunque. Senti, questo è quello che ha cambiato la figura e l'intervento di un jungler veterano, se poi lo possiamo definire tale. La scorsa serie, invece, ti sei trovato a giocare solamente l'ultimo Sì, game. vero. Perché stava David Che è prima nei primi match. successo? Se me lo puoi dire. Stavi in chat con. Allora, c'eri in chat, che è Sì, successo? rideva. Diciamo, stavo andando Sembrava sotto. Adam escluso dalla semifinale di LEC che stava giocando a League of Legends fino a poco prima e twittava, diceva cose contro. Ah! Allora, no, ci sono state un po' di complicazioni per le scrim. Stavo un po' underperformando e sono voluti testare cose nuove, ecco. Ah, Quindi, sì. ok. Avete fatto Era un po' il la jolly Dorian io. move. Va bene, va bene, va bene. Ci Senti, può visto che stare. leggo Lex in chat, io mi ricordo di un'intervista di un anno fa, forse un anno e mezzo fa, di Amma. Lex. Tu giocavi come suo sostituto all'interno del team e lui ti portava su un palmo della mano. E questa cosa mi ha proprio stupito perché mi ricordo, no, perché c'è mio figlio stravagante che prenderà il mio posto nel mondo sportivo italiano. Quindi, che tipo di rapporto hai con Lex? Com'è nata questa Allora, devo collaborazione incredibile? raccontare nei dettagli? Quello che Tutto, vuoi, tutto, anche quello che si può raccontare, poi voglio Tutto ci devi dire. dire, per piacere. Allora, io Lex l'ho conosciuto
quasi 2 anni fa, tramite uno dei miei primi coach in Tormenta. Facciamo i nomi. Nome serio si chiamava, però non è più in attività. Ah, ok. È morto? No, si è ritirato. Ok. E niente, io cercavo qualcuno che mi insegnasse un po' meglio e mi ha presentato appunto Lex, tra l'altro un grande per essere stato disponibile. E essendo che giocavamo comunque lo stesso campione, io e Lex entrambi fan di Camille, abbiamo anche legato un po' su questo, confrontandoci e cose del genere. E piano piano è nata anche un'amicizia abbastanza importante, tanto che ci siamo visti dal vivo, usciti e tutte cose, insomma. È una LAN? No, lui era venuto a Roma in realtà completamente a caso e quindi ho colto l'occasione per vederlo e poi ci siamo rivisti un po' dopo da lui però. Parli di Sveve Asia. Chi sono Sveve Asia? Ecco, i dettagli... Mi sa che non erano soli. Allora, quando sono stato a trovare l'ex a Reggio Emilia, siamo usciti anche con due dolcissime e splendide ragazze, diciamo così. Ah, ok, perfetto, basta, va bene così. Molto semplice. Ma infatti, ma sì. Avete fatto a cambio durante la serata, è successo un menage a... Queste cose i player di LoL non le fanno. Esatto. Perché pensano solo a LoL. Io sono casto ancora. Sei casto, va bene. Okay. Casto è puro, bravo, giusto così. E, senti, no, a parte questo, e invece cos'è che non ha funzionato ora nella partita playoff che avete perso? Cioè, vi aspettavate comunque di essere inferiori oppure pensavate di potervela giocare molto di più? Ah, sicuramente pensavo di potercela giocare. Siamo arrivati lì con una mentalità abbastanza comunque... concentrati tutto quanto, però durante le partite si è andato un po' a perdere, certo la partita che ho giocato io sicuramente si è andato un po' a perdere il focus, sono stati errori stupidi e è andato un po' così, insomma. Revili, tu avevi qualche altra domanda? No, stavo leggendo la chat e stavo ridendo, quindi mi sono distratto. Mannaggia, senti, sempre che ti distrai. Hai parlato di errori stupidi all'interno di questa serie, ma in svariate occasioni in realtà c'è stata quasi una sensazione, da ignoranti, quali siamo io e Revil, chiaramente. Mi stare molto calmo, parla per te. Revil, mi sai dire quando è che scarà il tempo, giusto per... Porco... Okay. Beh, che devo bestemmiare. Giusto per capire, no? Un errore nella vita mia, ma me lo terrò per sempre, vero? Comunque, ci è sembrato in un certo senso che ci fossero parecchi errori di quasi di rabbia, di reazione, di tilt, che ci fossero tante disattenzioni dovute a un momento specifico della partita che era andato male, quindi dici, vabbè, buttiamola in caciara. Sì, esatto. L'impressione che ho avuto anch'io giocando la partita, ma penso, cioè per quanto riguarda la partita che ho giocato io, sicuramente è dovuto anche alle due sconfitte subite prima, quindi insomma può capitare nelle best of five, succede abbastanza spesso anche. Ma poi non sei entrato solo tu nell'ultimo game, è entrato anche Budino, se non sbaglio, in midlane. Sì, perché Raids disse chiudiamo lo split come l'abbiamo iniziato, quindi col roster starter. Ok, quindi nonno pure via. Raze cita Harry Potter. Raze cita Harry Potter, abbraccia Voldemort. Fa chiudiamola come l'abbiamo iniziato insieme. Esatto. Bellissimo, è traumatico, incredibile. Stupendo. Senti, una domanda che invece volevo farti io riguarda il ruolo, perché comunque noi non siamo storicamente abituati in Italia ad avere tanti top laner buoni e bravi. Eppure sembra che ultimamente la nuova generazione si è invece più portata, o comunque sono spuntati davvero tanti buoni top laner. Alcuni negli anni stanno passando anche da ProGro, BTL, come vogliamo chiamarlo, o dal Tormenta, anche direttamente in Lit. Abbiamo avuto Rio Bellan, per dire, quest'anno, tra quelli che sono arrivati. Ripeto, non eravamo assolutamente abituati a questo. Qual è la situazione del top laner italiano in questo momento? Tu noti che magari... c'è qualcosa in più adesso? Allora, se posso dirti, sono rimasto stupito anch'io. Perché in realtà da quel che ricordavo di giocatori che poi ho dovuto affrontare, ricordavo un livello molto più basso. E sicuramente sono allenati molto in questi mesi, hanno fatto un miglioramento gigantesco, perché appunto ricordo di come ci giocavo prima ed sembrano player proprio nuovi, difatti. E su questo posso dire hats off, perché
molto, sicuramente ci vuole tanto impegno, questo poco ma sicuro. Ma è un ruolo più difficile, secondo te? Cioè, perché gli italiani storicamente hanno avuto sempre difficoltà a esprimere talenti in top lane? Oddio. Oppure è più noioso? Magari dici, è più noioso, e quindi alla lunga la gente lo abbandona. A te perché diverte la top lane? Perché hai scelto di fare top lane? Mi piacciono molto i duelli, in realtà, la side. Ok, è per quello, ok. Però, tipo, ecco, secondo me è questione di punti di riferimento, perché comunque il punto di riferimento di League storico è Paolo Cannone, ad esempio. Okay. Infatti la maggior parte dei giocatori che poi si sviluppano come player sono support, no? Ad esempio Click, o comunque più forti inizialmente sono i support. Oggi su, e quindi qualcuno pensa alla mid lane? Gisù che... sì, anche la mid lane, ecco, però... forse un'altra generazione, Gisù. Sto pensando a che cosa succederebbe se chiedessimo a Click se si è ispirato a Paolo Cannone, non lo so. Secondo me molti italiani non sanno Sapo. A parte che credo che Click esistesse prima di Paolo Cannone, però questo è un altro discorso. Sì, era un esempio. Invece secondo me molti italiani giocano support perché è il ruolo più semplice con cui salire, quindi si sentono forti. A differenza della top lane, che è uno dei ruoli più difficili, in solo Q e in alto elo. Oddio, io ho difficoltà a giocare support, ti devo dire. Comunque i timer sono importanti. Non dico che sia semplice, però le richieste, i check da fare da support sono nettamente inferiori rispetto alla top lane. Posso essere d'accordo. Sì. Cioè nel salire dici, non è che è più facile giocare, sì, è più facile giocarlo per salire. Il support ha delle richieste per salire in solo queue nettamente inferiori rispetto a una lane come la top lane. O come un jungler, per dire. Poi soprattutto in medio-basso elo, l'errore del support è poco punibile. L'errore della top lane, se sei in basso e medio elo e fai un errore, so cazzi per 10 minuti. Vai veramente giù. Invece il support, ok, sono morto, non perdo farm, non perdo quello, non ho fatto quello, non hai messo la ward, pochi cazzi. Sono morto, ma ho fatto prendere un minion in più al mio AD carry, ho compiuto il mio dovere. Per dire. Questo è il mio odio però anche personale per i support. Sicuramente l'entry level per quanto riguarda il ruolo del support in solo queue è molto più... E sto spezzando una lancia a favore dei top laner. E io questa cosa non la faccio mai. Diego, io invece voglio dirti che è inutile che fai questi paragoni, non farli per Revil, perché Revil non ha assolutamente idea di cosa tu stia parlando. Quindi proprio è inutile parlarne di questa cosa. Mentre Hannibal dice la J è la decima lettera dell'alfabeto, JJ sono due lettere, JJ quindi significa 10 più 10 più 2 perché sono 2 uguale 22, quindi click JJ e click 22 confermato, ispirato a Paolo Cannone. Eccoci. Giustamente. Ci sta. Stravagante invece, ispirato a cosa? Da dove nasce il tuo nome? Ecco, bravo, ottima domanda. Allora, questo nasce 3 anni fa, io stavo pensando di... avevo fatto appena il master, stavo pensando di buttarmi nel competitivo. E ho detto, qual è un aggettivo che potrebbe descrivermi perfettamente, ecco. E mi è venuto in mente stravagante. Al tempo ero un po'... stravagante. Era un po' stravagante al tempo, sì. Adesso un po' di meno, però... Chi è che ti ha ispirato a giocare topside? Cane lupo. Grande Cane lupo! la mia musa, Cane lupo. Ormai acerrimo giocatore di poker e di altre cose di quel tipo, insomma. O flippare topside. È quello che faceva, cioè lui lanciava la moletina lì, adesso lancia le carte sul tavolo da poker. Beh, non è che lanciava le moletine, povero Cane lupo, era forte meccanicamente. Cane lupo faceva parte dell'Academy, era molto forte. Faceva parte dell'Academy del Team Forge, se non ricordo male, a un certo punto. No, meccanicamente aveva delle potenzialità enormi Cane lupo. La testa poi era quello che era, però era, a parte che comunque era un ragazzo super simpatico. Cioè, lo è ancora, lo è ancora. Io non lo vedo da un po', sinceramente, però per quello, per quando l'ho conosciuto, l'ho visto, veramente, un ragazzo... Ora che lui sta nei design, wow, yeah! Ma indirettamente. Indirettamente, sì, però anche lui, yeah, forza design, la D. Pensare che tanti anni fa i support non se li filava nessuno, dice GB Fonzi. Sì. La mia... tanto tempo fa, ai tempi miei. Ai tempi tuoi. Se eri l'ultimo a piccare, support andavi. Beh, sempre, il primo era mid. Sì, eri l'ultimo a piccare, support. Ragazzi, vai.
Ti sei pure zitto. Giovani giocatori che non sanno come funzionava la solo queue all'epoca. Il mio secondo pick con game più giocati era Blitzcrank. Perché quando ero l'ultimo, per forza lui dovevo prendere. Facile adesso che metti il ruolo. E giochi con quel ruolo al massimo col secondo, e quando vai autofill è un raro caso e ti vai a lamentare su Twitter perché su quella partita su 100 ti ha messo l'autofill e hai dovuto giocare support. Tra l'altro ora comunque nemmeno giù support arrivi a giocare. Forse... Respect pick order, cioè... please respect pick order. E quelli che tu flammavi perché andavano a prendere anche se erano lì, si prende pick order. Perché poi c'era, valeva il pick order o chi lo descriveva per primo in chat? Che tempi. Che tempi, ragazzi, che tempi. Che tempi. E si doggiava per questo. Si doggiava per questo. La nostalgia, una bella situazione. Bello, bello, bello. Senti, chi lo vince per te lo split di BTL a questo punto? Allora, io direi Deltaland, perché ci sono anche due miei cari amici lì. Ok, tifo per loro e sono abbastanza convinto che vinceranno Deltaland. Quindi Deltaland Dallas per te è una vittoria di Deltaland. Sì. Mentre gli SPS continuano a rimanere imbattuti fino in finale. Allora secondo me sì. Ok, quindi cioè, sarà... di Dallas non c'è storia. Oddio, aspetta, forse un game glielo rubano, però... rubano! No, però, cioè, gli SPS anche su un altro livello, questo split... infatti si vedrà tra Deltaland e SPS, sono abbastanza sicuro. E... però... come mai non ti piacciono gli Hellas Verona? Perché non è di Verona, e quindi non ti fa per il Verona. Non è che non mi piacciono. Anzi, conosco i giocatori, alcuni sono anche amici. Però, ok. Cioè, insomma, secondo me c'è una differenza tra gli SPS e Deltaland e poi quello che c'è il resto. Tra l'altro, c'è Koigi che ai tempi giocava con Paolo Cannone nei Next Gaming. Se non sbaglio, quando hanno giocato insieme lì. Credo che fossero ancora insieme. Koichi e Paolo Cannone nei Next Gaming. Stiamo parlando di 2016, tipo, se non ricordo male. Io e Vischio non diciamo che secondo noi vince, perché sennò poi siamo di parte. No, per favore. No, che poi Dife mi fa un gol text così. No, per cortesia. Lasciamo perdere. Senti, un curiosità personale. Tu fai altro oltre a giocare competitivo su LoL? Fatti tuoi, devo giocare un po' prima. Allora, io mi sono diplomato l'anno scorso. Adesso okay. Non sto facendo nulla. Mm-hmm. Gioco a League, suono il pianoforte. Basta. Bello. Ecco perché c'hai le mani. Perché hai suonato, perché suono il pianoforte. No, suono il pianoforte perché ho le mani. In realtà, iniziavo prima con League. Oh. Ah! Bravo. Ho capito, bello. Ho scelta di anno sabbatico, di famoso anno sabbatico, oppure hai intenzioni di fare qualcosina nel breve periodo? Allora, qualora vedessi che non c'è nulla da fare con gli esports, sicuramente okay. Ho già un piano in testa, più o meno, anche più di uno. Però vedi, cioè, per chi può farlo, nel senso, non tutti se lo possono permettere, ma per chi se lo può permettere, provare un anno, due anni, per dire, vediamo se questa carriera mi porta da qualche parte... che lo faccia. Cioè, secondo me è giusto fare una cosa del genere. No, secondo me è giusto. Io sono di questo avviso. Tanto è inutile. Cioè, però ripeto, se uno se lo può permettere di fare una cosa del genere. Poi dopo c'è il tempo per iscriversi all'università. Non sono totalmente d'accordo, perché c'è un po' un salto della fede, ma quello è un po' tutto nella vita. Però esatto. È una cosa estremamente difficile. Cioè, veramente per arrivare a un livello alto. Dovresti starci 16 ore al giorno. Che esatto, è cosa... cioè, infatti io dico, cioè, se tu ti prendi quell'uno o due anni di pausa da studio, lavoro, quello che sono, per provare a vedere se la carriera su LoL è fattibile, significa che tu ti devi mettere 16 ore al giorno su LoL e fare LoL e migliorare e imparare. Che non significa 16 ore giocare, significa 16 ore in cui gioco, guardo gli altri giocare, studio tutto quello che c'è da studiare e divento un fenomeno e vado così. Cioè, significa questo, non significa andare a giochicchiare tanto per, giusto per, non però, per te, non lo dico per te, dico per chi ci guarda, chi ci segue, per spiegare cosa significa però fare quello.
Però va anche detto che è parecchio stressante e frustrante, perché Certo, infatti, la cosa secondo me che è più frustrante, che rende più frustrante il tutto, è che non puoi veramente misurare il tuo miglioramento. Non è come, che ne so, quando impari una lingua e comunque sai più o meno dove stai andando, non ci sono punti di riferimento, non sai se stai migliorando, se stai peggiorando, se sei in linea con il miglioramento altrui e tutto questo, quindi è molto molto frustrante e faticoso, sì, questo sì. Quindi lo non è una capisco, cosa da prendere alla leggera. sì, no, questo sì, Sai, sicuramente. una curiosità, Vai, l'ultima. tu sei, hai detto Lex è venuto a Roma, tu sei di Roma quindi? Io abito in provincia di Roma, Pomezia precisamente. Ok. E hai iniziato a suonare il piano per cantare anche perché canti oppure non... No, mi piacerebbe imparare a cantare, però non ho molto tempo adesso. Puoi Lo sai sempre che hai una chiedere a dizione Charlie. molto pulita, non è che... Te lo faccio presente, non si Ah, sente grazie. il dialetto di Pomezia, sei molto pulito, Com'è il guarda. dialetto di Pomezia? Com'è la calata di Burino. Pomezia? Eh? Quanto sei identico a quella romana in realtà. Sì, è molto romano, un po' più burino, più accasciato, più stanco, più strascicato, Quindi è di Roma più... Sud? Pomezia Sì, sta a è a sud? sud di Ah, Roma. Eh sì, perché di ok, a sud. solito quelli sono più burini, c'hanno... Lo sento così, no? Vabbè, adesso non Abbastanza. voglio dare a stravagante del burino, però fuori dal raccordo, insomma. Laziale Ci o sta. romanista? Romanista. Ah, vedi. Strano? Eh sì, è di Roma, di Ah. solito. Vabbè. Estravagante, che ci vuoi fare? Estravagante. Ragazzi, per me esiste solo la Roma, la Lazio non è una squadra romana, mi dispiace. Bravo. Davide, grazie mille per essere stato qui con noi. È stato un vero piacere conoscerti e ovviamente magari ci sentiamo poi più in là e più avanti per rivederti. Va bene, Ci buona serata aggiorniamo più là. ragazzi. A In bocca te, al lupo, grazie grazie mille. mille. Ciao, straga.